Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del più grande e-commerce online, cioè Amazon. Credo che chiunque abbia almeno una volta acquistato da Amazon, perché comunque il servizio è più che eccellente, sia dal punto di vista dell'acquisto, della velocità delle consegne, dal punto di vista delle restituzioni, della sostituzione di un articolo guasto, cioè veramente sappiamo tutti i pregi di Amazon, praticamente i difetti sono zero, i prezzi sono probabilmente i migliori sul mercato o alla pari con magari altri venditori, comunque difficilmente il prezzo è più alto e più un catalogo veramente infinito di prodotti. A tutti questi servizi, a tutte queste diciamo cose positive che ha Amazon, se ne aggiunge un'altra ed è veramente interessante, soprattutto da un'ennesima svolta alla vendita online. Amazon sta per introdurre, o meglio ha già introdotto solo per un determinato numero di utenti, perché è ancora in fase di prova, ma a breve verrà rilasciato per tutti i clienti che abbiano determinate caratteristiche che poi vi dico dopo. La cosa che sta per rilasciare Amazon è la vendita a rate, e la cosa sembra una cosa banale, ma fatta come la sta per fare Amazon è veramente secondo me una figata, perché si ha la possibilità di acquistare a rate, le rate saranno 5 non di più, però non c'è bisogno praticamente né di busta paga né di stare a fare diciamo tutta la parte burocratica che si fa normalmente con i finanziamenti, perché qua è solo una vendita rateizzata da Amazon. Il prezzo rimane invariato perché tutto è completamente a tasso zero, praticamente il prodotto che noi vediamo e stiamo per acquistare, quel prodotto lo potremo rateizzare in 5 rate e senza nessun costo aggiuntivo. Quindi il massimo della praticità, il massimo della comodità, perché quando andiamo ad acquistarlo possiamo già rateizzare il prodotto in 2 clic. Quindi veramente Amazon introducendo questa funzione con queste modalità diciamo molto semplificate, ma veramente a distaccare tutti i suoi concorrenti. Cosa c'è da dire? Però che questa funzione, che come vi dicevo prima attualmente è attivata solo per alcuni utenti perché è ancora in fase finale di test, a breve verrà rilasciata a tutti, però per poterne usufruire ci sono dei requisiti che bisogna rispettare. 1. Bisogna essere residenti in Italia. 2. Al conto Amazon bisogna avere associato una carta di credito vera, chiamiamola così, cioè non una carta, non una prepagata, non una postpay, ma una carta di credito reale, perché ovviamente è l'unica garanzia che si dà ad Amazon, per cui i pagamenti verranno effettuati non solo il primo ma anche i successivi. Quindi per fare il pagamento rateizzato di Amazon bisogna per forza associare una carta di credito non ricaricabile, o non una postpay, o comunque o queste carte di debito, ma deve essere una carta di credito classica, diciamo quella che ci rilascia la banca per intenderci. Terzo punto che dobbiamo avere è che bisogna essere utenti, o meglio bisogna essere iscritti ad Amazon da almeno un anno. Questi sono i tre requisiti principali che bisogna avere per usufruire della rateizzazione di Amazon. Ovviamente le altre limitazioni sono date dalle vendite, nel senso che Amazon rateizzerà i prodotti solo se sono venduti e spediti da Amazon. Quindi se sono venduti da un terzo venditore e spediti da Amazon non ci sarà questa possibilità, è ancora peggio se è venduto o spedito da un terzo venditore, ma se il prodotto è venduto e spedito da Amazon rientrerà nella possibilità di questa rateizzazione. E in più anche i prodotti ricondizionati, se sono venduti e spediti da Amazon, anche quelli avranno la possibilità di avere la rateizzazione. Come vi dicevo prima, le rate potranno essere 5, ovviamente la prima rata quando acquistiamo il prodotto, e successivamente ogni mese dalla nostra carta di credito verrà sottratto il credito che dobbiamo dare ad Amazon quel mese, quindi per 5 mesi verrà diciamo sottratto un credito dalla nostra carta di credito. E rimane invariata la politica dei resi, nel senso che la politica dei resi di Amazon la conosciamo tutti, o chi non la conosce può andare nel sito di Amazon, andare a leggersela. Quindi quella parte rimane invariata, sia che la acquistiamo in maniera classica, nel senso in un'unica spesa, o se andiamo a rateizzare la spesa. Quindi si potrà acquistare per esempio un Mavic Mini versione combo in 5 rate da 100 euro.
Ok, il Mavic Mini non è una spesa folle, non costa, che ne so, 1000 euro, 1500 euro, però ad uno potrebbe scocciare tirare fuori 500 euro magari per un drone quel mese o in quel periodo, mentre dice sì, no, però se ne tiro fuori solo 100 al mese, tanto non mi cambia niente perché il prezzo finale rimane invariato, quindi non c'è il minimo aumento di prezzo per la rateizzazione, non c'è il minimo interesse da dare ad Amazon, quindi uno si fa comunque le sue rate. E con 100 euro al mese si porta a casa il Mavic Mini o addirittura un Mavic Pro che sappiamo costa intorno ai 1300 euro, una cosa del genere. Se venduto e spedito da Amazon, potrà essere rateizzato. Un'altra cosa che però bisogna tenere in considerazione è che una volta che abbiamo acquistato un prodotto e lo rateizziamo, non possiamo acquistarne un altro rateizzandolo. Potremmo acquistare tutti i prodotti che vogliamo, ma i prodotti successivi a quello rateizzato li dovremo pagare in un'unica somma, fino a quando non avremo finito le rate di quel prodotto. Una volta finite le rate del prodotto, per esempio del Mavic Mini, a quel punto allora potremo acquistare un altro prodotto e rateizzarlo. Queste sono, diciamo, le caratteristiche principali del servizio di Amazon, che secondo me spaccherà tantissimo dal punto di vista dell'economia delle vendite online, perché sicuramente la rateizzazione interessa tanti, è utile, è comoda, soprattutto se è a tasso zero e non ha la minima spesa. E in più non ha neanche menate burocratiche, cioè veramente in due clic portiamo a casa il prodotto rateizzato senza dover compilare carte, come si fa con gli altri venditori online o meno, dove comunque bisogna dare una busta paga, dove comunque bisogna compilare e firmare un sacco di carte, perché comunque sono società esterne che danno il finanziamento all'interno del negozio online. Qua invece è tutto molto più rapido e snello, cioè praticamente quello che è la mentalità di Amazon è eliminare la burocrazia e semplificare al massimo per qualsiasi utente e portare ed invogliare ad acquistare su Amazon, ovviamente, perché tutto questo alla fine porta a quello che uno con tutti questi servizi che Amazon dà e che funzionano pure bene, perché tutto quello che dà Amazon funziona benissimo, praticamente porta i clienti ad andare sempre di più verso Amazon. Ovviamente le rate non sono tantissime, sono solo 5, però ragazzi sono a tasso zero, a costo zero e tutto super semplificato. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato questa novità di Amazon che sta per arrivare per tutti gli utenti che sono iscritti da almeno un anno al servizio Amazon vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!